mandarglielo. Lord Mortimer, potete mandargli tutti i cazzi che volete. Allora. Eravamo rimasti, che eravamo io e Regina, che in realtà è Sherry, ok? E non mi ricordo più bene cosa bisogna fare. Allora, noi siamo arrivati dalla porta o dall'ascensore? Non mi ricordo più. Mica, sa quanto sarebbe bello mandare tutti i cazzi alla mail di Adalbis, però. Sarebbe stupendo. Sarebbe stupendo, cazzo. Per chi non lo sapesse, questo è un randomizer. È una mod che randomizza tutti gli oggetti del gioco, tutti i dialoghi, gli NPC, il personaggio. Oh, madonna. Ciao Lord Mortimer. Oh no, perché sono... Aspetta, perché sono Ada adesso? Questo è un altro pezzo che usavi Ada. Me l'ho dimenticato di sto pezzo. C'è un altro pezzo che in realtà sono Sherry, però non sono Ada, ricordatelo. Buona pappa, professional. Ah, ok, questo è un altro pezzo che usavi Ada, me l'ho dimenticato. Per quello lì sono io in realtà. Ah, giusto, che c'è un pezzo con Ada. Giusto. Chi è? Allora, devo fare attenzione a quello che prendo con Ada, vero? Non dovevo mettere Sherry, perché Sherry non può usare le armi e quindi mi mette Ada in automatico. Avrei dovuto mettere un altro personaggio per renderlo più buffo. Oh! Ah, già finito. Come è vestita? Ma chi è? Go. Save yourself. Do you need help? Don't give up. È una mima questa. Ada Wong. Ma chi è sto personaggio? Hey, are you all right? What's wrong? Get up. Give me a boost. I'll go and check. That's what I was gonna say. Unfortunately, a bit too late. Have you made any progress? Not now. Ah, ma aspettate, devo mettermi gli zombie. Non sta merda di Final 8. Dov'è? Dove cazzo è? This way. Voi guardate il video. It's sheer perfection. My precious G-virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Stop. You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. Oh. William. Oh my. Che qui da qualche parte. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Vabbè, tengo questo, devo fare.
Roger. Questo? No. Are you telling me that he injected the G virus into his own body? Tengo quello di Final 8 come ricordo, dai. Di cazzo. You know what this is about. So just hand over the G virus. Just hand over the G virus. Hai detto la frase giusta, tra l'altro. Questo dialogo perché non c'è Kendo. Senza Kendo non c'è la stessa... Se non c'è la stessa enfasi, non... Non fa ridere uguale. Bam! Put your hands where I can see them. Grande Ada, adesso cosa devo fare? Questo pezzo lo rimuovo sempre di Resident Evil 2. Ciao Cavius 7. Come stai? Hai visto che titolo provocatorio? Non te l'aspettavi, eh? Che arrivasse Look for Games e tirasse fuori questa critica così a caso dal nulla. Come stai, Cavius? È un po' che non ti si vede, eh? Cos'è combinato in questi giorni? Hai passato il tempo con le persone che amavi? Bene, bene. Hold on. Un figo Kendo che è ferito. Perché Kendo giustamente ce l'ha il modello di quando è ferito. Hold on. Grande Kendo. Vedi? Anche nel randomizer Kendo funziona dappertutto. È il miglior personaggio di Resident Evil 2. E chi dice il contrario non ha capito un cazzo di Resident Evil 2. Dai, c'è la ride, ve l'ha ripresa Teresa. Visto? Dove va questa? Ma qua è... E dove vai con... Con Sherry, vero? Oh! Guardalo, Lock for Games! La knowledge del videogioco che lo porta ad esplorare e trovare ogni singolo oggetto. Ciao, Cavius. È stato bello averti, anche se per poco tempo. Ogni minuto in cui posso avere un po' più della vostra attenzione mi rende felice, sappilo. E tu cosa sei? Spray medico. Fanculo. Dobbiamo trovare cose in sto pezzo. Vabbè, non si vede il culo di Teresa, Thor. Non si vedeva il culo. Si è visto solo... Si è visto poco da tipo di Sparta, no? Poi vedi, sì, quello è davvero un'idea per un OnlyFans, che tu inizi a farlo così. Tutto vedo, non vedo. E poi vuoi sbloccare il post a pagamento con quello che c'è dopo? Lo vuoi sbloccare, Pdor? Lo so che tu vuoi sbloccarlo. Allora... ho solo 6 salvataggi. Già. Solo 6 salvataggi. Mi serve questo, vero? È vero che mi serve. E non dico cazzate. Ho un Wolf Medal che lo posso già ficcare dentro dopo. Ah, il mio cervello serve quello, dai. Giochi a D&D, Pdor.
giochi di ruolo. Poi vedi, è proprio con chi ha tanta capacità di immaginazione che devi massimizzare il guadagno su un OnlyFans. Perché tu non devi soddisfarla con l'immaginazione, devi alimentarla. E quello è il segreto per massimizzare la monetizzazione. Adesso è appicciato. Beh, ma puoi giocarci anche sui, con i tuoi amici di Discord. No, non volevo prendere il film. Dicevo, puoi giocare anche con i tuoi amici di Discord a D&D. Devo posare sta roba che mi occupa solo slot. Aspetta, che palle. Esatto. È quello che... Perché la gente paga per guardare la foto di una tipa nuda che ne trovi quante cazzo ne vuoi online? Che la gente non ha ancora capito qual è il vero appeal. A parte, ovviamente, alle persone che cercano un legame emotivo, e quella è la cosa che io non condivido assolutamente, perché lì stai sfruttando qualcosa di orribile. Però, a livello erotico, sono le persone che in realtà... semplicemente... Però sono mezzo morto, sai cosa c'è? Visto che comunque sono stati video, cazzi e mazzi, almeno una cura me la do. Ah, merda, ha un caution... sgravo. Un'erbetta verde me la porto. Appunto, quindi è sano. Finché lo fai, non perché per cercare un legame affettivo, cazzo faccio, ma lo fai per soddisfare o alimentare una fantasia erotica, è una transazione salutare. Il problema è quando OnlyFans diventa un posto dove tu cerchi una connessione con una persona, perché nel mondo vero non riesci ad avere una connessione significativa con una donna, e quindi decidi di pagare qualcuno per simulare una connessione vera. Che è malsano e pericoloso. A volte è pericoloso anche per i creator, perché... Oh no. Cazzo. Sì, esatto. Perché tu sei stato stuzzicato dal vedo non vedo per un sacco di tempo. Finite. Ah... E quindi soddisfare fa schifo il mitra in sto gioco comunque. Soddisfare la fantasia dopo essere stato stuzzicato tutto sto tempo ha un certo effetto. Ma sono sempre giallo o sbaglio? Ma è normale. Ho già usato due erbe verde. Non è che sono giallo forever adesso, contento. Beh, è un bene. È un bene, Hepdor, che... che tu non voglia scrivergli in privato quelli di OnlyFans, cazzo. Vabbè, ma Amurant non ha avuto il successo che ha avuto perché è figa. Sì, fa parte del... Ma si è saputa vendere bene. Cioè... Oh, che palle ste piante rosse. Qua c'è qualcosa. Aia, porco dio. Oh no. Cazzo. C'era una cassa dopo, vero? Che culo. Che culo. Che culo. Cristo di Dio. Sì, ovvio, la fortuna fa parte, cioè, è importantissima, ma senza ombra di dubbio. Ma come sono bravo che mi ricordavo di sta roba. La fortuna è tutto. Ma Amurant, c'è da dire che ha inventato il meta delle hot tubs. Cioè, nel senso, ha inventato una categoria di Twitch, praticamente. Non è proprio da tutti. Questo non puoi toglierglielo. Certo, in alcune categorie ce ne vuole un po' di più, diciamo. Ma non c'era una cassa oggetti qua? Io mi ricordavo ci fosse una cassa oggetti, non la macchina da scrivere.
Però ho il coso, salverò. Se me ne fa. Usa. Bel Delfin. Ha avuto tanto culo Bel Delfin anche. Però è anche lei un personaggio costruito bene. Ma intanto l'ha fatta. Al di là della categoria che gli hanno fatto, è inventato un meta che usano in mille altre più che altro. A chi è che non piace il culo di Bel Delfin? Sì che mi piace il culo di Belle. Regina. Era super raccomandata perché faceva già dei numeroni, semplicemente. Molto meglio il coccodrillo del 2 remake di questo. Questo è di un'inutilità. È più inutile del 2 remake, cazzo. Più gimmick di così. Illegale dire che a Colo non gli piace il culo di Belle. Ah, il coccodrillo, dici? Trasforma continuamente Ada, comunque. Pazzesco. What could they do? Who are you? What are you doing here? There's no escape. What could anyone do? Who are you? What are you doing here? Perché? Sono diventato. We're both gonna die. Get away. Ma chi ero dei due io, scusate? Oh, c'è Rebecca. Grande, il mio personaggio preferito di Resident Evil. Che però è Sherry sempre, ricordiamolo. Dove va? Rebecca? Dove vai? Vabbè. Rebecca non sta benissimo comunque ogni volta. Ma di qui. Mi serve l'altro medaglione. Tu non sei l'altro medaglione, cazzo. Dove sarà? Rebecca dice era nascosta nella stanza della. Nella stanza sicura della villa. Non si aspettava di trovarsi qua. Non trovo più i zombie di Resident Evil, Dollet. Mi è rimasto il garden. Non ho voglia di rimetterli. Dove cazzo sarà? Dov'è che non ho preso un oggetto? Non vorrei essermi perso un oggetto qua sotto. Magari qua c'è qualcosa che non si vede? Oh, in Cribbon? Magari c'è qualcos'altro? Che cazzo mi son perso, porca troia. Sì, non penso che farò mai più delle live su Final 8. O esce una mod o fai una mod che davvero mi cambia la vita, se no no.
Ma io, minchia, lo sai che a me la pulce del 10-2 è rimasta... Mi dispiace per Kada. Poi mi è un po' rimasta la pulce del 10-2, cazzo. Dopo guardo se c'è qualche mod del 10-2. Lo so che volete che gioco a persona, ma lo provo a persona. Lo provo a persona, però... lo so, c'hai ragione. Cioè, mi rendo conto che tu hai... hai il disappunto, lo so. Mi piace che cambia ogni scena. Adesso è diventato il marito. Dove cazzo è che non ho trovato, non ho preso un oggetto? Mi manca un oggetto. E non ho idea di dove possa essere. Ah! Cazzo! Cazzo! Adesso è Ada. Dicevo, mi manca un oggetto e non ho idea di dove possa essere. E non lo so perché persona ci... Aspetta. È una domanda impegnativa, non è una domanda scontata, eh. Faialotto è una certezza, hai capito? Almeno non avrei dubbi con Faialotto. Persona 5 è un'incognita. Cazzo, è un problema. Dove cazzo sarà l'altro medaglione? Dove cazzo sarà l'altro medaglione? Perché la situazione non è per niente ovvia, signori. Per niente. Non ho solo 10 colpi del pompa, vero? Infatti. Uno ce l'ho e l'altro no. Devo salvare. Allora, salviamo. Beh, in Final 8 non abbiamo fatto una live senza combat. Minchia, ma 2 ore senza combattimenti, è follia. Non sarà facile però farlo. Quanti complimenti ci saranno? Fai a lotto. E che fai a lotto, a me lo fai poche ore. Esatto, c'è il triple triad. E non so dove potrebbe essere sto medaglione, sapete? Noi fin dove possiamo fare backtracking, scusate? Ma no, possiamo tornare così indietro. Non sarà nella stazione di polizia il medaglione. Non so sto randomizer come ragiona. Mi viene da pensare che li metta dopo gli oggetti. Però sì, puoi fare backtracking fin qua, ok. Ma neanch'io credo. È solo per vedere che teoricamente ci puoi andare. Fase preparatoring. Vabbè, sì, io skipperei tutto. Se un gioco fosse 50% dialoghi, inevitabilmente skipperei. Non posso farcela. O al massimo me lo do con il... con il coso. Ma il bug può capitare, eh. Già faccio fatica a leggere la chat di Lock4Games. Allora. Sì, sì, adesso faccio un giro. Le avevo uccisi sti cazzo di cani. Quanta vita hanno?
Il mitra è l'arma più di merda del gioco, comunque. Può cagare il mitra. Cioè, i cani sono fra i nemici che hanno meno vita del gioco. Quante munizioni ho? Sei morto? Ok, forse sto qua a qualcosa? No. No. Sto facendo A sui muri, eh. A sui cazzo di muri. Ah, merda. Cazzo. Grande! Aiuto! Vai! Cazzo, l'ha ucciso! Grandissimo! Sì, ce l'ho. Cazzo. Ah, posso mettermi gli oggetti nell'inventario, eh. Ci softlockiamo, posso mettermi gli oggetti, in teoria. Sì, ogni stanza cambia. Praticamente. Dove cazzo potrebbe essere l'oggetto che manca? Non ne ho la minima idea. Cos'è, Omori? Anche a me sta roba delle relazioni, ad esempio, non fa impazzire. No, ma non c'è un cazzo, non c'è. Senti. Bello, poi io non torno nella stazione di polizia. Non torno nella stazione di polizia, quindi... It's time to cheat. Va qua, Cos'è che mi serve? Undertale l'ho giocato un po', poi mi sono rotto il cazzo. No. Oh no. Per uno voglio fare uno. Oh no, come faccio? Oh no. Voglio tornare a uno? Posso? Ok. Knife, handgun, custom magnum. Devo trovarlo così? Green herb. Oddio, come si chiamerà? Photo, valve, red jewel, blue, serpent stone, jaguar stone. Eagle? E Eagle? Sì, è l'Eagle Stone. No, non è l'Eagle Stone. No, non è la Stone. Eccolo. Wolf Medal, giusto? O Eagle? Scotti, mi belenco il cazzo tutta la vita. Eagle mi manca, vero? Il wolf c'avevo già. Eccolo.
Cittino. Cittino di Lock4Games. Ho visto tanti streamer che però che giocano a ste robe e ogni tanto li usano i cheat, quindi non mi dovete rompere il cazzo. Li uso anche io. Repo succhiammi il cazzo. Ciao Bastavime, buonasera. Adesso è Claire. Grande Sherry, cazzo. Shape shifting Sherry. C'è il boss? C'è un boss adesso? Io non ho i mezzi per fare. Per fare il boss. C'è un salvataggio prima, spero. Ma magari è nella stazione di polizia, eh? Non è impossibile. Però col cazzo, ecco. No, non c'è il salvataggio prima. Vabbè, chi se ne è fotto. Cito di nuovo. Cosa succede? Ok. Adesso c'era lui che mi metteva le zampe sul soffitto, se non sbaglio. Eccolo. Bravo il giornalista. È difficile lanciare il Discord. Più che altro è difficile lanciare il Discord. Per questo è stato un po' riluttante per il Discord, no? Perché è difficile lanciare il Discord se intanto siamo tutti su Telegram che parliamo sempre lì. Avessi... Sono stato io stupido all'inizio, perché all'inizio dovevo spingere sul Discord anziché Telegram. Perché Discord è più comodo per tante cose, vero? Però Telegram, non so, mi piace di più, personalmente. Accendi noi. Cos'è accendi noi? Ah, l'accendino qua. Cosa serve? Il metodo è la vostra. Sì, quello sì. Oh, finalmente lei. Oh, cazzo. Fa cagare il mitra. È proprio un'arma di merda. Madonna. E in teoria dovrebbe essere una figata. Wow, il mitra. E uccide uno zombie. Va, va, va. Vabbè, adesso c'è qualcosa che non va a sto zombie. Cavi, levati dal cazzo. Ah! Di puttana. Merda. Cosa c'è qua dentro? Vaffanculo. Andiamo. Mica le 4 il mitra è la vita, cazzo. Il cazzo, muoio se mi becca. Oh. Dai, voglio... C'è una zona safe adesso, no? Ada, spara, ti prego.
Oh no. Oh merda, sono fottuto. Vaffanculo. Vaffanculo. Non mi ricordavo fosse così lungo il pezzo dopo. E se lo commissiono e facciamo il mondo di Lock4Games, non vi preoccupate. Aspetta. Adesso mi porto dietro questo, questo. E mi metto il... Eagle era. No, era Eagle Medal, giusto? Sì. Andiamo. Stavolta poche cazzate, Regina. Cazzo, facciamo la stanza dei fedi che puoi prenderli, raccoglierli. Che disagio, madonna. Vabbè, i Knuckles, ragazzi, sono un meme. Cioè, lo so io che è vecchio, cazzo, basta. Cos'era? 10 anni fa? 5 anni fa? Boh! Troppo old come meme. Non fa più ridere. Dobbiamo fare un mondo intero in VR solo con le coppine di lei. Vieni, Claire. Cioè, qua c'è un cane. C'è un cane che si chiama Tone. Un cane di Tone. Allora, dagli il power. Allora. Adesso trovare la sua posizione e poi si parte, eh? Non vi preoccupate, ecco. Qua è una cazzata, nel remake è difficile sta parte. A cosa pensavi, Kada? Dimmelo. Qua non hanno niente da dire, qua non hanno niente da dire i personaggi. Ah, stava. Scusa. Peccato, era più bello se stavi pensando tu. Io non me lo ricordavo sto coso comunque. Bravo, cazzo. Ammiratemi, adesso ho due cure. Potevo portarmi più munizioni del pompa, eh.
Sono un coglione. Devo portarmi più munizioni del pompa. Andiamo di qua, che tanto di là non c'è un cazzo. Abbiamo scoperto. Ne piglio il morso, conviene. Ada, preparati. Ah! Mi hanno fatto lo spavento. Non c'è più, non c'è. Ah, mica, ma becca. Attenzione! Becca basso, avanti, dietro, fighissimo. Ah! Due beccati. Hai visto, Ada? Non è male contro i ragni sta roba. Ada, fai qualcosa, spara, Cristo di Dio. Ah! Oh. Che cazzo. Sì, fa le Oelbit, come posso un pompa. Qua c'hanno due oggetti, cazzo. Merda. E... Wow! 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 Let's go! Cazzo. Andiamo. Cazzo! Chi è? Cos'è diventato? I take it. Tu? Oh, yes! Credo che sia utile. Gli NPC iniziano a buggarsi di brutto. Chi è quello tizio, fra l'altro? Colpi di magnum. Tu stai lì. Tu non mi servi più. Un salva glielo diamo di brutto. Secondo me i salvataggi li ho finiti comunque. Cioè, non ci sono più salvataggi nel pool di oggetti. Una pistola comunque non me la vogliono proprio dare. Una cazzo di pistola. Madonna. Qua c'è qualcosa? No. E... non so chi sia. E per gli zombie. E poi ho anche un potenziamento della pistola. E ho un casino di munizioni della pistola. Potrei sparare infinito, vedi? Ho il potenziamento della pistola. Ah, è quello di tipo d'auto. Okay. Ho sorsi tre salvataggi. Ah no, ne ho un casino. Sono 9 salvataggi. Ciao, magnum ne ho 8 più 8. 8 più 8 della magnum mi sta benissimo. Ma pompa ho solo 31 colpi. Il server di Minecraft è sull'unico server di Discord che c'è adesso. Oh! Ah, c'è il boss adesso? Ok, aspetta allora. Scusa, professional, mi ho dimenticato. Avevo visto il coso e me ne sono realizzato. Allora. No. Qua. Otto colpi di magnum e basta, ne avanzano, credo, no? Dai. No, Lock for Games è quello inglese. E il server nuovo, Dollet, non stai attento. Lorenz, mettigli il server di Discord giusto. Perché c'è quello inglese e quello non inglese. Quello inglese abbandonato c'è e quello... e quello ita. No, non l'abbiamo toccato. Non mi viene voglia di giocare a Minecraft. Non sei sul pezzo. Qualcuno scriva punto esclamativo Discord su. Giusto.
I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Sorry about that. Però non stai malissimo. Non è vero. Sorry about that, babe. Che c'è qua? Qua c'è dei colpi di magia normalmente. Oh! Oh! Attenzione al flamethrower. Ma no, devi scaricare il... Io ho scaricato... Cazzo, Pdor, come si chiamava quello che mi hai suggerito tu? Come si chiamava quello che mi hai suggerito tu, Pdor? È buono quello. Legacy, non era TL Legacy? Vabbè, uguale. Scaricati un client qualunque di quelli... È diventato mini. Basta che giochi offline per entrare nel server, poi devi mettere offline, tipo su quello che ho scaricato nuovo devi mettere offline. Vediamo il flamethrower quanto funziona contro di lui. Ma mi ha fatto danni. Bastardo. Come si permette? Aia. È la Madonna. Madonna. Come faccio? Non ha recovery? Ma ci arriva fin lì? Stavo guardando. Solo per le piante, mica l'ho già finito. Madonna, ma fa malissimo. Puoi ben dirlo che gioco hard. Cazzo. Oh, morto? No, non è morto. Aiuto! Oh. Easy peasy. Bravo, risparmia 15 euro e dagli a me. But you should be safe inside here. I'm keeping a close eye on things. Ande Kendo. Ti prego. È meraviglioso tutto questo. You don't love me anymore? Freeze! The combination? Rock and roll! I thought you were one of them. Got it. I was kicking ass. Stupendo.
sorry about that. Oh yeah! Lab card. Ammo. Aspetta, aspetta, c'è. Qua è una stanza, sì. Ok, perfetto, finalmente. Allora. Tac. Vedi, non vuoi sparare tutti sti colpi di pistola, tu, Kada? Io sì. Allora, risparmiamo la Magnum, che mi serve per il boss finale. Andiamo in giro col pompa. Minchia, altro in creepo. Potevo salvare 18.000 volte, cazzo. Non c'è nient'altro qua dentro. Screen lock. Hai sminchiato la live. Oh cazzo. Che è successo? Cosa ho fatto? Aspetta, ho schiacciato un tasto che ha attivato qualcosa e non so cosa. Aspetta. Difficile. Tu sei tu? Sei qua sotto da qualche parte? Eccolo. Eccolo. Problema risolto. Così. Come niente fosse. Mamma mia. Non so come sia successo. Un cavo che ha toccato un tasto a caso. Ho salvato. Non mi ricordo più se ho salvato. Certo che riprendo i Magnum Bullets. Ma per chi mi hai preso? Per uno che non prende i Magnum Bullets? Anche che il boss finale. Io direi la Magnum sequestrata. Perché questa deve bastare al boss finale. E salviamo di nuovo. Ma sì. Ok. 14 save ancora. Andiamo. E GG, esatto. Mitra lo consumiamo giusto per farlo fuori. E liberarci due slot. Dove devo andare prima? Non mi ricordo mai, io sto pezzo finale di Resident Evil 2 non lo conosco bene. Non mi è mai piaciuto, fra l'altro, il pezzo finale di sto gioco. Per Resident Evil 2, dopo la stazione di polizia, crolla un casino. Resident Evil 1 sta su più tempo. Ma il laboratorio del 2, non so, non mi ha mai fatto impazzire. Oh yeah. Oh merda. Dai! Dai! Ma su sto pompa c'è il potere d'arresto di un cazzo? E il fatto che però la villa dell'uno viene usata meglio, secondo me, della stazione di polizia. Perché ci torni e la casa del custode dell'uno a me piace, ad esempio. Le fogne fanno cagare, lì le fogne, i sotterranei, quel cazzo che è. Ma la stazione di polizia mi piace. Cioè no, la casa del custode mi piace. Sì, il remake è tutto bellissimo. Remake dell'uno è definitivo, cazzo. Miglior survival horror mai fatto, probabilmente. Su... con i fondali fissi, almeno. Dove cazzo ho le cure? Ne ho due lì. Portiamoci dietro un pullino così. GG.
sono educati i Lickers. Che cazzo li ammazzo quei Lickers comunque? Sì, il 2 aveva lo scenario A e B che aveva una figata assurda. Però l'1 aveva comunque due campagne belle diverse. Chris e Jill hanno le loro differenze. Come li ammazzo sti tizi? Aspetta, fai vedere prima di qua se posso entrare. Sì, posso. C'è qua dentro. Ho visto cose. Palle. Oh yeah, il main fuse. Main fuse è bene. Posso già sbloccare cose, no? Ma cos'è? Questo si usa all'ingresso, non mi ricordo più. Che palle, non conosco bene sto posto. È un problema. Non avere la knowledge in un randomizer, questo è il pezzo che mi ricordo in assoluto di meno del gioco, mi uccide. Il primo è il gameplay troppo grezzo solo, proprio tanto tanto grezzo. Cazzo i zombie che si teletrasportano, che hanno il morso teleport, che di colpo sei dentro. Ok. Che quella stanza con i Lickers mi sa di inculata. Esploriamo il resto prima. Ah, merda. Cazzo, mi serve il lanciafiamme che ho sprecato per metà, tipo. Sì, come gameplay, sì. È perché hanno sempre... Non ha fatto altro che migliorarlo, e quello è il bello. Se ve lancia fiamme lì, cosa serve, no? Oh. Sto muovendo qua dentro. Ciao Crono! Come va? No, non sto muovendo. Va bene. Che ho fatto? Come potrebbe andare meglio? Oh! Che han fatto al mio Crono? Come si permettono? Ah, ok. Devo usare il mitra, cazzo, l'unica volta che serve. Scusami, Crono. Perdonami, Crono, perché ho peccato. Oh no. E di quelli cazzuti. Ma secondo voi... Guardate che se faccio... Scusate. Se faccio silenzio, in teoria... Non credo. Mica era spinto. Oddio, maledetto, mi sono spaventato.
Secondo voi il mitra lo stanna? Non si capisce un cazzo. Che schifo, ne ho ucciso uno col mitra, non ci credo. Grande è il mitra. Che cazzo è? Ma il mitra è potentissimo contro sti cose. Merda. Puttana bastarda. Ok, è andata bene. Deve andare peggio qua dentro, molto peggio. Molto peggio. Non si è randomizzata sta stanza. Ah no, ok. Ho lasciato indietro solo quella stanza là, vero? Quella con tutti i leakers. Oh sì. Oh sì. Qua si gode. Qua si gode a manetta. Vedi che voglio una pistola, guarda qua. Come si fa a non volere una pistola? Con 200-300 colpi. Bellissimo. Aspetta. Qua. No, non mi serve più un cazzo. Qua. E poi che altro ho preso? Che mi serve qua dentro? Niente, vero? Nient'altro? Più una cura. Ok. Salva, salva. È partito Streamlabs. Devo regolare sti cazzo di timer. Quando ne parto uno, partono tutti. Allora, questo salvataggio qua mi piace perché abbiamo fatto un botto di stanze. E non mi ricordo più perché devo andare di qua. Alla fine ci siamo lasciati dietro solo una stanza, vero? Siamo lasciati dietro solo quella stanza là, che magari è inutile per quel che ne sappiamo. Quella piena di Likas. Mettere qui Pdor o chiunque conosca questo gioco a memoria che non sia io. Ho bisogno di sapere. Non posso leggere i documenti. Leggere è difficile. Ah, guest. E la password cos'è? Password? Yay! Ora c'è la mia fingerprint nel sistema, professional. Qua c'è? Oh, fuse case! E mi manca... un oggetto, tipo. Poi ho già fatto il fusibile. Ah, ok. Oh!
Lì doveva esserci un'arma. Cazzo, ha randomizzato le mani. Vaffanculo. Cazzo, mi cago in mano così. Merda. Mi serve il vaccino a me, vero? Culo. Sti cosi sono immortali, fra l'altro, credo. Non c'è nient'altro qua dentro. Gli oggetti. Ok. E niente, mi manca solo quella stanza là, no? A sto punto. Mi manca solo la stanza del... salviamo, non abbiamo infinite. Mi manca solo, dicevo, la stanza del... con tutti i Lickers. Dio cane. Cos'è? Che oggetto mi serve? Dove devo andare? Non è chiaro il laboratorio a me in questo momento. Perché non ho mica capito. Qua c'erano... Porco Dio, sono ripoppati. Non vale. Non ero pronto psicologicamente, vaffanculo. Easy la fuga da sti cosi comunque. Ah. No, è già finito. Che pacco. Una è morta. Qualcuno ha idea di cosa devo fare in sto gioco? Qua aspetta, quella stanza dei Lickers. Ho paura che mi ammazzi. Quindi salvo qua vicino. Tanto salvataggi infiniti. Così già che ci sono poso il lanciafiamme. Vaffanculo. Dove cazzo sono usciti? Allora. Comunque è pazzesco che non ho trovato una, la cazzo di pistola ancora, eh. Magari me la son persa a sto punto. Vedi, su tutti quei zombie li sparavo con la pistola. Magari devo andare in quella porta là anche. Vaffanculo. No, non ho mai giocato Zanfox. Qualcuno me ne ha già parlato forse, però. Considera che per me è difficile giocare un gioco nuovo. È proprio difficile. Ah, c'è anche qua.
No, no, ma non è che lo giudico. È che esiste, che è uscito... L'ho fatto? Ma non lo... No, la mia regola è questa. Se un gioco che non ho giocato prima che io avessi 20, compiuti 23 anni, probabilmente non mi piace. Poi potrebbe essere anche il gioco più bello del mondo. Ma sono proprio ostile alle novità. Ah, che è impossibile. Quanta vita hanno sti cose? Sì, Red 2 Remake mi piace, vero? Ma è una varietà. Anche il The Ring mi piace. Anche Dark Souls 3. Okay. Resettiamo la stanza. E sto giocando adesso. Poi vado a vederlo. Mamma mia. Anche Tormented Souls mi è piaciuto tanto. Non ti agitare. Ti agita, Zampo. Non c'è bisogno di agitarsi. Ma quanti cazzo sono? Qui è una granata, qua. Ma... Fa più... fa più AOE un cazzo di... meglio Tormented Souls piano. I puzzle di Tormented Souls sono bellissimi. Poi tipo Tormented Souls mi è piaciuto, ma non lo giocherei più. I puzzle più belli no, però. Minchia, top, un viewer sfisso qualunque cosa succeda. Figata. Posso usare questo? Salt and Sanctuary qual è? Forse ho giocato Salt and... È a quello tipo Dark Souls 2D? Eh sì, quello. No, l'ho provato 10 minuti e poi mi sono rotto il cazzo. Poi l'ho provato 10 minuti. Il Souls-like 2D più, che ho giocato di più è uno in Thai. Che si chiamava... che c'era lo sperma al posto delle anime. No, Low Knight no, non ce la faccio a giocarci. A me Metroidvania mi annoiano un po'. Poi qua mi dà il fusibile che ho già trovato, o sbaglio, magari sbaglio. Ah no, cosa fa? Ah, c'era la stanza... Dove c'era quella pianta che devo andare, forse, vero? Bello. Sto casino, Endgame Bullet. E infatti. Che cazzo devo fare? Sono molto confuso, professional. Non ho idea di che cazzo devo fare. C'è una terza ala. Beh, ma sono 10.000 leaker, professional. Pericoloso. Ma la stanza dove c'era quel gas? Che era qua, no? No. Qual era la stanza col gas? Questa.
Complete. Ah, accendino. E GG. Perché la stanza... Busco il reggio. La stanza col gas... mi tocca farla... come si dice? Con la Magnum. È l'unica che mi sciotta tutti in un colpo. Merda. Ci sono altri oggetti, aspetta. Ma che cazzo faccio? Mi sono andato dentro proprio. Non c'è niente qua dentro, possibile? Ah. Ma davvero? Sono veri? Che cazzo? Cosa c'è qua dentro? Niente? Tocca farmi davvero la stanza dei Lickers. Merda. Ah, merda. Ma cosa c'è là dentro? Siamo sicuri che c'è un oggetto? Perché una volta che mettevi il fusibile... sì, devo sparargli. Lo so, c'hai ragione. Hai ragione, professional. Come darti torto? Ho poche cure. Devo farlo senza curarmi. Esatto, infatti. Perché sto sottovalutando il boss che c'è dopo che... Non è una cazzata. Fatto la mappa. Ce l'ho la mappa, no? Lì c'è il modismo. È che io non so proprio dove cazzo dovevi andare. Qual è il mio obiettivo? È trovare l'antidoto il mio obiettivo, vero? Devo fare l'antidoto per la tipa. E poi ho appena salvato, posso proprio fare il kamikaze e vedere cosa c'è qua dentro comunque. Che ne sono gli oggetti in sto posto, scusate? Cosa c'è? Là dietro ci sarà qualcosa, vero? Dai, Dio cane! Devo usare la Magnum. Tutta la Magnum devo sprecare per sti cose. Possibile? Perché non posso sprecare medicine. Ma non voglio neanche sprecare la Magnum. Siamo in una situazione molto difficile. Quanti colpi ho di Magnum? 7. 7 colpi di Magnum.
E l'unico modo per fare quella cazzo di stanza è usare la Magnum. Avessimo una pistola, 20 colpi che mi porto sempre dietro, che se mai che la trovo, saremmo a posto. Invece non ce l'ho la pistola. Ma il silenziatore, sta Magnum. Come funziona? Oh, due in un colpo. Figo. Oh, Magnum Bullets. Destino. Va bene? Ne ho guadagnati tre. E non c'è nient'altro. Merda! Mi sta bene a livello di risorse, per carità. Bellissimo a livello di risorse, ma a livello di che cazzo devo fare, sono disperato. Ah! Eccolo! You finally come. Perché? C'è il video adesso! Perché? We can't hide this anymore. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. We can make a more powerful virus. But I won't just hand over my life's work. Don't you worry, girlie. You'll be safe in here. I'm keeping a close eye on things. I'm not handing over anything! Oh no! Mi sta sparando col virus! She is my creation! Questo è un po' un Inception. Adesso sia... Ah, ok, sono in dubbio. Yay! The self-destruct sequence has been activated. Oh cazzo, siamo alla fine. The self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Diamo l'emergency card. Grande! Quindi chissà come funziona il trigger di sto evento. Non è su... è proprio su un oggetto raccolto nello specifico, boh? O una quantità di oggetti che ho raccolto? Chi lo sa? Andiamo a salvare! E devo andare sotto adesso, giusto? Qua. No, che palle. Mi preparo già anche al boss in teoria, no? Tanto. Quindi prendo poi questo. Peccato con tutti questi colpi di pistola che sono stati sprecati. Forse Kada dice che non mi servono, non mi serviranno. Andiamo. Sì, con la Magnum potenziata ne ho un po'. Ho 18 colpi di Magnum potenziata. James Sunderland. You hide here. I'll go find your brother and then come back for you. Hold on. It's still alive. Ah no, questo è quello di Resident Evil Gun Survivor. Who are you? Avete presente quello che spari? Your brother?
Ho capito. What the? Che crossover, ragazzi. No! I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a brand new hotel based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. They're creating these monsters on this island. Who are you? What are you doing here? What did you call me? Se cade adesso è perfetto. So, they'd been recording conversations for evidence. Umbrella. Umbrella. So this is where the city is controlled from. No! I should be safe inside here. I'm keeping a close eye on things. Dio Kendo, ti amo. Una pistola. But don't you worry, girlie. You'll be safe in here. I'm keeping a close eye on things. Diglielo, Kendo. E piglia la cazzo, c'hai tu i rounds. Ho sbagliato tasto. Io salvo di nuovo. Perché se muoio dobbiamo rivedere sto video. Che è bello, però. Better be safe than sorry. Che poi c'è anche lo scenario B, in teoria. Però dopo preferirei vedere Resident Evil 1. Ma non si può skippare quello, per quello. Sai che non si può skippare? Mi pare. Qua, no? Sì. Minchia, sto provando a ricordare. Sì, di qua e poi... No, ho sbagliato. Il cazzo era dall'altra parte, sono un coglione. È ticchissimo, Kendo. Pensa il cazzo quanto è spesso. Cazzo. Le cure mi servono, mi spiace, zombo. Ma vaffanculo, non vale. Dai! Non benissimo sto pezzo, eh? Decisamente non benissimo. Andiamo, va. Due cure full me le faccio bastare, speriamo. Sì, Kendo c'ha sto a mezzo braccio di cazzo di spessore. Non avevo un'altra curetta, vero? Credo salvo su un altro slot. Cazzo me ne porto. Vabbè, ho 1000 colpi di Magnum. Dai, il boss non ci capisce un cazzo.
andare. Dove devo andare? Ho sbagliato strada. Mi viene il dubbio. Non è il laboratorio che devo andare. Devo andare... Cazzo. Eh no, devi andare dove c'è il coso della fuga. Ah, ok. Qua c'è il laboratorio di mappa. Esatto! Dove cazzo è il modisk? Dovrei avere il modisk per scappare, ma non ce l'ho. Oh, merda. Perché non ce l'ho? Oh, l'ho esaminato, ho esplorato tutto. Quindi, non volete succhiarmi, il cazzo. Eccolo. Ora ce l'ho. Vai, Kendo, cazzo. Boss è un autore di coglioni bella grossa, secondo me. Boss Resident Evil 2 sono proprio me come gameplay. Cioè, anche qui dell'1, però. Cazzo. E voglio essere sicuro di colpirlo, cazzo. Cazzo va. E giù. Dai, m'ha shottato! Mi ha shottato sto figlio di puttana! Non vale? Ma perché avevo giallo o è un attacco che uccide in un colpo? Palle. Aspetta, sono indietro? Prima. Mamma mia, look for games, master of cheating, ormai. Andiamo. Let's go! E poi mi dice che c'è il select per skippare i video, ma non si skippa.
Ah, lo sbaglio un colpo meno di Magnum, probabilmente. Ok, fase 1 è andata bene. E devo testare se posso colpirlo mentre è in alto. Perché poi ce l'ho subito qua adesso, vero? Io ce l'ho davanti, non salta adesso. Ce l'ho davanti, ok. Non è mai che il pompa è forte in questo gioco. Vedi, mi sembra di non colpirlo mentre è in alto. Vaffanculo. Giallo subito. No. È ancora vivo, ancora vivo. Chi lo sa? Dove va? Ho paura. L'ho preso secondo voi? Io non ho ancora capito se... Oh, let's go! Là. La cosa più figa dello scenario A e B erano i boss che avevano le fasi diverse, ma dei vari scenari, c'erano le vie di mezzo, peccavi dello scenario B. C'era un casino, quello era la parte che mi aveva sorpreso di più dello scenario B, del Resident Evil 2 originale. Facciamo l'uno adesso. Sì. Vuoi vedere lui, il randomizer dell'uno sempre. You're right. This is just the beginning. Sì. Vogliamo lollarlo di brutto l'uno. L'uno potrebbe diventare ancora più comico, probabilmente. Poi la villa dell'uno la conosco meglio. Goodbye.